Diletta Leotta si è raccontata a cuore aperto svelando un aspetto inedito della sua vita. Ecco le sue parole. La conduttrice lancia uno scoop parlando di un momento della sua vita che non aveva mai rivelato. Ebbene sì, si può soffrire molto anche essendo bellissime. Ecco le sue parole. Diletta Lotta si racconta in un'intervista in cui svela alcuni retroscena della sua carriera, parlando della fase iniziale, ovvero di quando si stava facendo strada nel mondo della TV. La giornalista Volta Noto di DAZN ha svelato alcuni momenti inediti mostrando come alcuni commenti le abbiano fatto davvero male e cosa le è accaduto non poco tempo fa. Diletta Leotta è il racconto che fa male. Qui solo per questo motivo, cosa ha detto? Intervista dal settimanale, F. La Leotta ha confidato che certi commenti le hanno fatto davvero male. E che molti cattivi sono arrivati proprio dalle donne. Una collega di Sky Sport, infatti, quando era agli inizi della sua carriera nelle TV privata, le disse che lei era lì solo per le sue tè... e ero appena arrivata, avevo 20 anni, mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto. Mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere. La conduttrice, che il prossimo giugno sposerà il compagno Loris Carius, ha svelato che in alcuni ambienti la solidarietà tra donne è quasi inesistente. Soprattutto nel settore del calcio, dove la maggior parte dei ruoli è ricoperta prevalentemente dagli uomini, è molto complicato farsi strada. Si sgomita tanto e regna la legge del mors tua vita mea. Sono sicura che se fossimo di più la rivalità si addolcirebbe. Oggi la giornalista di DAZN può raccontare del passato sorridendo, infatti la sua carriera è brillante. Dopo un lungo percorso a Sky ha iniziato una collaborazione con DAZN occupandosi sempre di calcio, e intervistando anche i più grandi campioni. Ora dirige un podcast che si occupa di donne e maternità e a breve coronerà anche il suo sogno d'amore. Insieme al compagno, tra poco marito, ha avuto lo scorso anno la prima bambina, Aria, che il prossimo agosto festeggerà il suo primo compleanno. Insomma, anche se gli inizi non sono stati felicissimi, ora Diletta può sorridere perché ha avuto tutto ciò che desiderava. Un lavoro ricco di successi e una famiglia piena d'amore.